più sereni, molto più sereni di quello che sarebbero se l'Italia che si accinge, che sta attraversando questa fase di incertezza, non fosse, come invece ormai è, un'Italia con la finanza pubblica solidamente stabilizzata. E se noi ci chiediamo come mai questa grande, almeno nel breve periodo, incertezza politica ha avuto riflessi fortunatamente abbastanza limitati sullo spread. Questo vuol dire che lei pensa che non sia necessario un via libera? Io mi auguro che gli italiani continuino a vedere l'Europa come un riferimento fondamentale, non come una potenza straniera ostile, e che procedendo via via sulla strada della credibilità e del prestigio del Paese, la voce dell'Italia nel determinare l'orientamento dell'Europa sia quella che ci appartiene, essendo noi grande Stato membro fondatore. L'euro, grazie.